Ricordiamo anche i fatti, in questo momento siamo nella piazza dello Scoppio di Montecchio e ricordiamo i fatti che riviviamo un po', più che ricordiamo i fatti che avvengono in Ucraina. Qui Montecchio con lo scoppio del 21 gennaio era tutto raso al suolo, qui non c'erano più né case, era caduto tutto e qui sulla scalinata abbiamo un monumento a ricordo anche delle 33 persone morte in occasione di quella giornata tra i disastri della guerra e gli imprevisti che possono capitare. Ecco, questo è il momento più importante di questa, dell'anno, diciamo, dei ricordi. Ahimè, ancora non solo alla guerra in Ucraina, nel cuore d'Europa, ma oltre 30 guerre nel mondo sono davvero un disastro dell'umanità. E quindi occorre quanto mai, insieme abbiamo voluto alle scuole, alle associazioni combattentistiche d'arma, all'associazione Redici Combattenti che ricordano la seconda e la prima guerra mondiale, mai più guerre. E quindi sensibilizzare l'opinione pubblica a una grande coesione, una grande unità nazionale ed europea e a garantire la sicurezza attraverso il riconoscimento del ruolo importante delle nostre forze armate che nello scenario europeo, nel quadro della NATO, consentono a questo paese di vivere in democrazia, in libertà e in pace. La pace è una conquista, bisogna manifestare, come ricorda spesso e volentieri il Papa, deporre le armi, cooperare, collaborare per mettere al bando tutte le guerre e lavorare per il benessere, per la pace, per la crescita e per un futuro migliore per le nuove generazioni.